Dopo una introduzione del padre Luciano Mazzocchi, che è la persona che si occupa del cappellano della comunità giapponese a Milano, comunità cattolica giapponese, e il suo intervento sarà sul significato in senso generale del dialogo interreligioso. Parlerà introducendo la figura di padre Oshida, farà il suo primo intervento dedicato al cammino, il dialogo, che parte dallo Zen e arriva al Vangelo. Dopodiché ci sarà una testimonianza da parte di Hirazawa Konoru, che è presidente dell'Associazione dei Hirazawa Konoru, presidente dell'Associazione dei Ristoratori Giapponesi in Italia, ci parlerà della sua esperienza personale e il titolo della sua testimonianza è La via del sudore, la via della fede. Dopo la testimonianza di Hirazawa Konoru ci sarà il secondo intervento di padre Luciano Mazzocchi, che invece sarà dedicato al percorso dal Vangelo allo Zen. Quindi sarà la seconda parte rispetto all'introduzione che verrà fatta subito dopo il mio intervento. Al termine di questo seconda testimonianza di padre Mazzocchi verrà declamata da Yasuo Asaki una preghiera di padre Oshida. Il titolo della preghiera è La fonte e il ruscello d'acqua. Al termine di questa declamazione ci saranno tre testimonianze da parte di persone che racconteranno il loro cammino ispirato al Vangelo e allo Zen e che vivono nella comunità con padre Luciano Mazzocchi. Al termine di questi interventi saranno di Alessio, Rao e Yasuo. Al termine di questi interventi ci sarà la possibilità da parte del pubblico di fare a loro delle domande se vogliono approfondire appunto e sapere di più sulla loro esperienza. A termine di questo, dopo le domande, l'incontro di oggi terminerà con due canti. Un canto della tradizione giapponese che si chiama Furusato, traduzione paese natio, sarà appunto cantato da Yasuo Asaki, il quale poi coinvolgerà il pubblico con un canto della tradizione italiana conosciuto da tutti. Poi quindi non vi anticipo quale sarà questo canto, però chiedo tutti di partecipare con lui nel cantare. E al termine di questo canto ci saranno i saluti e insomma da parte del sottoscritto un po' Il ringraziamento a tutti i presenti per aver partecipato. Vedo che ci sono persone che hanno fedelmente seguito tutti gli incontri e siamo molto contenti perché questo dà a tutte le persone che hanno all'organizzazione di questi eventi una forza per continuare anche in futuro proporre iniziative di questo tipo. Lascio quindi la parola a padre Luciano Mazzocchi che comincerà appunto l'incontro di oggi, inizierà l'incontro di oggi. È meglio seduto qua?
declamazione sul Rossello, la sorgente Rossello, verrà fatta dopo la prima mezza parte, dopo la mezza, prima mezza parte, così quando ho parlato del cammino dal Rossello al Vangelo. Allora, una parola anzitutto sul dialogo interreligioso che oggi è un'attualità, però spesso è un'attualità con valenze sociologiche, come vivere assieme ai musulmani, soprattutto poi, se per caso qualcuno ha una figliola che si innamora con un nordafricano, ecco, diventa un problema veramente, una domanda molto attuale. Ma io voglio parlare invece della parte più autentica del dialogo, ossia quando il dialogo mette in comunicazione non semplicemente il cuore di due persone, ma il fondo della parte che nessuno riesce a conoscere fino di se stesso. C'è una porta, ed è solo una, che apre al vero dialogo, ed è l'onestà. Onestà verso i dati storici e poi onestà verso se stessi. Verso i dati storici, perché soprattutto quando uno parla del dialogo, rompere l'uso delle proprie abitudini
che c'è in me una profondità che è oltre l'immagine che io ho di me stesso. Quindi il viaggio comporta la disponibilità a modificare e ad essersi modificati, però con lucidità, non a caso, con lucidità. Il dialogo salta dalla tentazione di sostituire la fede con la religione. Se la fede di una persona attinge semplicemente alle sue tradizioni religiose, la religione a cui appartiene, non può dire, non fa che perché ha la sua stessa. La fede non è la religione. La religione è una forma che ha dei limiti, delle limità. La fede è l'apertura del mondo. E il dialogo religioso è un'apertura di fede. Il dialogo è vero solo tra persone libere dal dover nascondere qualcosa o bloccare qualcosa. E riprenderò questo concetto alla fine. Dicendo il dialogo al Gemezen di fatto, chi e che cosa dialogo? Noi, quando dialogo, chi è? Cos'è che è? Due vie religiose molto simili e molto differenti, quasi opposte, al Gemezen. Dialogano due vie che si ribellano. Se tu così, in modo superficiale, superficialissimo, dichiari che sono uguali, semplicemente in qualche forma differente, oppure semplicemente risolvi dicendo sono opposti, non c'è conciliazione. Bisogna essere onesti, queste due tradizioni hanno animato produzioni umane immense, termine, producendo cose stupende. Poco fa accennavo appunto all'opera dei monaci, ma limitiamoci all'arte. Che sarebbe l'arte italiana senza l'anima? Non è venuta per una cosa, ma cosa sarebbe senza l'anima? Cosa sarebbe la tradizione giapponese, non solo, senza ciò che lo Zen ha fatto fiorire. Simili e differenti. Dialogare vuol dire rispettare la similitudine, rispettare la differenza. E lo so che sono umano, non può essere così. Posso dire qualche cosa, almeno dalla mia esperienza, sulla via del Buddha e della via di Cristo. Vi è simile, certo, almeno partono dalla constatazione che l'uomo, così com'è, lasciata andare, precipita nel dolore, nel peccato, nel disordine, nella sofferenza. E che quindi la vita non può. L'8 dicembre fu concepita una donna
Quindi anche due le tradizioni hanno un punto di partenza. Certo, non fanno parte ovviamente, mi viene da dire, di quelle parvenze religiose che promettono rispiglio alla curiosità della vita, vanno nel profondo. Stanno davanti al fatto che l'uomo nasce e cresce in mondo e che l'uomo dentro di sé percepisce che non è sempre. Sono correnti religiose che hanno questa qualità di serietà. E vi dicevo però vanno in due opposte. La via del Buddha. Il Buddha riconosce il disordine, il disorientamento umano, il dolore umano, causato dall'illusione dell'attaccamento. E comincia a intravedere una luce, meglio della sperimentata per 6 anni, cambia la via da percorrere, vivendo così nelle foreste, facendo penitenze, ha toccato con mano, sperimentando che tutto ciò che voleva abbandonare per non rimanere allacciato, imprigionato dall'attaccamento, tutto ciò non ha consistenza, è impermanente. Voleva abbandonare, ma poi si accorse che le cose da abbandonare non hanno la dignità di consistere. Quindi si è liberato dalla sua ansia di abbandonare, rendendosi conto che delle cose di fatto non sono. E così ecco spegnersi. Non solo l'illusione, ma anche l'ansia di superare l'illusione. Tutti sappiamo che l'errata significa spegnere. E con questo spegnersi, ecco, fluire la realtà com'è, nella sua naturalezza. Il Buddha vedeva nella natura, uso un termine cristiano, come un sacramento, un segno efficace che ti dice qual è la vera. Non è che il Buddha dica la natura è la terra, la natura come l'uomo partecipa dello stesso cammino, ma la natura è il segno di pietà palpabile che ti fa intuire qual è la vera realtà, la realtà ultima. E ecco allora la pratica meditativa che riduce me a livello della natura. Stamattina noi facevamo le nostre pratiche di meditazione, chiamato 12 di Pasqua, e qualcuno ha spento la telefonia. Tutto qua, vedete, tutto passa. Che nessuno rimanesse invidiato di lui.
La via del Buddha è una via che dispone te al cammino, non è una risposta. E così è allora, quando noi sappiamo che chi vuole andare oltre e presume di dare delle risposte, una di queste è la reincarnazione, un'altra può essere il karma, quando si vuole spiegare è la morte di un bambino per una malattia genetica, come il karma, dei suoi antenati. Queste sono teorie aggiunte, non fanno parte dell'atto di fede posto dal Buddha. L'atto di fede posto dal Buddha è cosa di silenzio. La via del Cristo, forse può anche essere, siamo tutti battezzati, però è bene ricordarsi, la via del Cristo nasce dalla esperienza dell'orgoglio che genera il peccato, il disordine, porta alla ferita, alla dignità della vita. E mentre il Buddha trovava, cercava la sua via attraverso l'esperienza dell'impermanenza della cosa, e la via di Gesù si privilegia. Dio è la libertà, è la persona o le persone, pienamente libera. E la pratica che Gesù lascia in noi come più significativa del suo cammino è l'Eucaristia, Eucaristia, bene e grazia, nel convenire assieme. Quando ciascuno di noi si dispone ad una libertà più grande della propria vita personale. Quando la nostra libertà diventa comune, diventa amore. Quante domande sono quello del cammino cristiano? Domande alle quali si danno le risposte con teorie, prima, paradiso. Teorie che non rispondono. Non rispondono, perché non può essere che Dio, libertà purissima, goda della sofferenza eterna delle sue vite. E quindi il cammino cristiano è sempre con un uomo che supera sempre. Il cammino cristiano non è una risposta, come non è, è una confine. E che riduce il cammino cristiano a qualche cosa che si tocca, che cade nella decisione.
ti ricorda continuamente. Invitava a questo punto al silenzio. Gesù invita il perdono. Perdono non è un modo di credere. Perché è inciso di limite. Di limite che si lascia permeare dalla libertà purissima di Dio. Due cammini simili. Autentica
trovare quella calma dove tutte queste impressioni sedimentano. E lui si è fatto cristiano perché voleva ritrovare il colore dei sentimenti. Vuol dire che quanti anni sono gocce purissime di sentimenti, sì. E il rapporto con la natura, sì. Meno il rapporto del rapporto. Ma guardate, noi dobbiamo essere onesti, dicevo all'inizio. Il dialogo interreligioso, quello vero, non mira a scegliere una parte ed eliminare l'altra. Pensate che anche Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica in cui lo dice fortemente: il dialogo non ha lo scopo proselitistico. Il dialogo deve condurre a oltre gli schemi religiosi e sentire che andando oltre tu sei a casa tua e sei veramente delle sue predicazioni.
Dice, non è importante ciò che uno sente di sé, ma il vedere sé nella vita. Non è importante l'impressione che fai di te stesso, ma è importante vedere sé nella vita. E a volte io questo lo dico con l'esempio del rovello, della rosa così. E tutti vorrebbero essere il pelo, ma se la mia parte è essere la spina, lasciatemi pure avere il mio caratteraccio e faccio la mia parte, mentre lo sento che c'è. La liberazione quindi da quella smania di privilegiare il mio interferenziale. E invece muovere se stesso. Poi dice, non dobbiamo disturbare i tempi di Dio con i nostri dolori. Per venire il dolore, uno anestenizza i nervi, un altro con l'agopuntura di rispetto. Quante volte anche noi addormentiamo i nervi, va bene, quando siamo di fronte a delle domande, e invece dice altro, con l'agopuntura di rispetto. Il nulla non è passività, ma è non permettere nulla alla prima nota, non prevista, non permettere nulla alla prima nota della melodia del momento. Non permettere nulla alla prima nota che dà inizio alla melodia della nostra vita. Il nulla è accostarsi alla vita senza avere nessun pregiudizio, nessuna preclusione, no? Ritornare bambini e rientrare nel segno del silenzio, che è prima del nostro bacino. Ritornare a poco come eravamo prima di mettere il bacino. La preghiera è la voce così intensa che dice tutto in un respiro. Lui continuamente rievocava il Spirito. Qui c'è che Dio è la Trinità, il Padre, il Figlio che restituisce ed è il Signore del Spirito. E diceva, tutto il Spirito, tutto il creato è un respiro, è il movimento del Spirito. Lui diceva, senza Dio noi non siamo, senza voi io non è. Non ha senso questa comunione intima, però non diceva Dio a me, e ovviamente non lo diceva a me, è un rapporto, ma in questo rapporto Dio e tutti noi siamo in un unico afflato, in un unico senso. Dicevo che lui proveniva dal mondo Zen e ha continuato tutta la vita a praticare lo Zen, lo Zazen, la meditazione Zen si chiama Zazen. E diceva sullo Zazen, quando facciamo Zazen, questa mattina abbiamo fatto 2 sedute e 40 minuti ciascuna. Quindi se rimane di seduti su un cuscino, può qualcuno preferisce lo scappello, qualcuno anche la sedia. L'anatomia del suo fisico, e, però lo zazen c'è soltanto quando uno sta bene, eretto, occhi aperti, serio, riesce a stare lì 40 minuti immobile, da se stesso la prova che c'è senza appoggiarsi un po', senza appoggiarsi un po', e sente a un certo punto com'è. Tocchi quasi la tua essenza, proprio tutti i molli di tutto. Se poi dopo qualche canalino o qualche guerra con il suo canto ci manda un saluto,
quel momento tu lo cogli proprio bene e vibri anche tu con il canto dell'uccello. Mi ricordo la pratica dello zazen in Giappone con quelle tettoie, in Giappone lo vedo tantissimo, ma pare che adesso è la stessa cosa. E la pioggia che cade e scossi e tu sei in mezzo, ti sei proprio dentro una corrente. Quello che dice lo zazen, quando tu fai zazen, seduto immobile, la tua la parte interiore del tuo corpo e dal bacino è la montagna rocciosa. La parte superiore è il cielo, lo spirito, il fuoco. La prova che lo zazen è vero è la bellezza e prontezza del lavoro. Poi succede, come Pelé quando dà un calcio al pallone. Questa snellezza, quando ti purifichi, no, ecco, e ritrovi l'originalità dentro di te, quell'originalità che avevi prima di mettere il vaccino, perché come metti il vaccino già sei entrato in una certa forma, no? Ecco, quindi lui amava tanto parlare di sangue. Quando senti, diceva, quando senti la puzza dell'ego, fa una bella risata, io dovrei dire, e poi dice, fa qualcosa di ridicolo in pubblico. È bello questo, no? Quando senti la puzza del tuo ego, fa qualcosa di ridicolo in pubblico, fatti ridere, no? C'era un signore che aveva ancora scritto a modo suo delle beatitudini di Gesù, no? E Gesù dice, beati i poveri di spirito, saranno consolati, no? Lui dice, beati quelli che sanno ridersi in piedi. Perché non ti danno per ridere? Guarda, aveva tanto umore questo domenicano, e sullo zen cristiano gli diceva che lo zen cristiano è stato con Gesù sulla croce e gridava, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, perdonami, perché non sanno che mi fai. Questo è lo zen cristiano. Lui tra l'altro, guarda che mi ha detto, è il bello di tutto. Gesù sulla croce è lo zen e lo zen. Perché perdonare mentre si è messi a morte è lo zen e lo zen. È il silenzio del silenzio. Ecco, vedete, un buddista che diventa il chiede del battesimo cristiano non è che lascia un buddista diventa cristiano, è uno che attraverso il Vangelo sente più palpitante il dramma della sua come vedrò poi la seconda parte del mio intervento. Adesso ho parlato dello zero del Vangelo, la seconda parte è stata sempre di più palpitante il dramma della storia. Perché mentre è autentico il restituirci alla natura, però contemporaneamente rimane questa posizione del mondo, che è il cammino appunto umano. Quel cammino che viene qualificato da quello spazio vuoto che viene qui, dove non c'è nessuna norma, non c'è niente di prescritto. Sei tu che li scrivi e metti la nota. Ecco, allora padre Ossida è stato attratto da questa figura di Gesù, così palpitante nel dramma della storia. Noi ci siamo fatti un'immagine di Gesù, è diventato un uomo Gesù. E sapete perché? Perché l'abbiamo fatto figlio di Dio intendendo che così è qualcosa di più che essere uomo.
come se ci fosse un essere figlio di Dio che è qualcosa di più che essere uomo. Mentre i suoi discepoli, che non erano stati imbrogliati da questa presunzione, hanno toccato la sua. Tutti i cristiani, i primi cristiani, hanno toccato l'umanità di Gesù. E anche il Padre si è toccato l'umanità di Gesù. E soltanto più avanti l'uomo ha compreso che quel palpito umano era animato. Non insegnate mai a vostri figlioli che Gesù è figlio di Dio. Lasciatelo scoprire dall'esperienza. Parlate di Gesù, vero uomo. Così. Ecco, questo, ma io questo già entrato un po' nella seconda parte, no? Che ciò che ce ne va, perché dal punto di vista dei cristiani di ormai abbiamo fatto coincidere il cristianesimo, la fede cristiana con la religione. Quindi non è più una creatività, non è più un atto libero che pongo io senza che nessuno ci abbia mai sentito niente con quello spazio vuoto che è dentro di me. Lo zen cristiano è fare zazen come scorre l'acqua. Poco alla volta si sente più dentro e ci si sente in Dio. E vi dicevo che questo è il l'illuminazione è l'acqua che penetra terra. L'illuminazione è l'acqua che penetra terra. Lo zazen cristiano è respirare con Gesù sulla croce. È morto nel 2003. Là ci sono delle foto, quella fatta con me, lui era all'ospedale a Tokyo, nel 99. L'immagine del Buddha bambino che tiene in mano Gesù Cristo, pure col volto di bambino e del suo animo, quindi la pagna è la cappella del suo animo, e sotto c'è la fonte, l'ultima immagine della fonte. Lui per proteggere questa fonte, dato che dovevano fare l'autostrada da Tokyo a Nagano, che attraversa proprio questa sua risposta, dove c'è lui viveva invece di suelo, lui ha lottato 10 anni con tutti i contadini del posto, ma la strada è passata. E gli hanno tagliato la fonte di Massadina e i campi di riso. Comunque, così tutta questa naturalezza. Adesso io lascio la parola a Hirazawa, che in via Eustachia. Ristorante popolo agli altri, grazie a Babino, lui viene proprio dallo stesso posto, a pochi chilometri dall'erba di padre Yoshida. Lui non l'ha mai incontrato, anche se poi dopo è andato all'erba quando era già morto. E perché la gente che vive nel senso è la zona dove le montagne sono più larghe, vengono chiamate le altre. Il rapporto con la natura di quel uomo e le persone, no? Penso che sia un po' anche la forma di vivere nella montagna, aiuta ad avere un animo forte e aperto. Un animo forte e aperto. Allora adesso chiedo al signor Hirazawa di venire a darci la sua testimonianza. スパゲッティ言いますと、日本の場合は柔らかい、本当に
dopo la storia di Latina, che già praticamente sparito in napoletano, ma sono io arrivo a un paio di questi capitati. L'italiano ha sentito un'ansia, ha detto che ormai va, sarà una allegria, va in India, l'italiano ha detto di essere andato a limite, ma tale va in India. Allora, che non sai, l'italiano ha detto che va in India. E io sono venuto nel 1972 da Giappone a Roma per portare il piatto giapponese, sushi e pesce, e lui non riesce a capire bene ancora parlare bene italiano, però dice basta vedere il pesce, vedere portare la nostra cultura giapponese, perché noi quando eravamo una volta spaghetti mangiavamo col ketchup e non avevamo ancora la vostra cucina come si deve, e lui voleva comunque portare la nostra cultura giapponese, questo giapponese, è venuto qua a Roma nel 1972. E io non sapevo loro, sono io cosa andi Io parlo malissimo, però cerco di fare il mio meglio. Lui è ancora con fatica a spiegarmi con lingua italiana, quel poco che posso aiutarlo, sono qui per la vostra. Prego. Siamo molto emozionati. Sono cresciuto in campagna, dove lui è cresciuto, c'è Yashica, Olympus, Epson, tutte quelle grandi fabbriche che si vede tutto. E poi questo è il suo, dove è nato, dove è cresciuto, questo quadro. Dove lui è cresciuto in campagna, a quei tempi non c'erano chiese, in generale pregavano lo shintoismo e il buddismo, no? E poi lui si alzava ogni mattina alle 6 di mattina e poi dava da mangiare alle mucche, pecore, e poi si lavava la faccia con l'acqua del ruscello. E poi pregava di fronte a lui e guardava le api e delle montagne che si è chiamata Ontakesan, che è molto erboristeria, tante belle erbe che nascono per erboristeria. E poi pregava lui con le mani giunte davanti a quel bellissima figura maestosa di Ontakesan e api. Ieri che hai detto Kamidana no, non sarà e quando tornava a casa c'era un altare, due altari, Shinto e Buddhismo, e lui pregava sempre ogni
mattina. Tutte e due. Tutte e due, sono qua per inseguire, ma Gapponi, scuola. E poi dopo preghiera lui andava ogni mattina a scuola. Certo, sono qua per sentire una cosa di Nell'anno 1972 arrivai a Roma e per la prima volta vidi il Vaticano. Non potrò mai dimenticare quella figura immensa e meravigliosa. Nel dicembre 1975 mi sposai con mia moglie a Roma e siamo stati 33 anni insieme. Sono degli scienziati che hanno presentato la scienza, ma la pratica in Italia non ci sono stati. Il nostro matrimonio fu celebrato da un prete giapponese che risiedeva in Vaticano. Da prete, se non sbaglio, mi ha detto a quel tempo, mi disse che il divorzio non era ammesso in Italia. Sono che l'anno non si chiama, si può dire ora, ora non si chiama, mi senti un non ha zonizzato, ma mi sa che e dopo tantissimi anni lavorando solo, nell'agosto, purtroppo 2009, mia moglie venne a mancare. E così mi recai presso una chiesa vicino alla casa. Per questo piccolo chiesa ha conosciuto una prete e tramite lui ho conosciuto anche il padre Luciano, sono venuti a casa mia. Padre, io avevo tanto paura perché la religione cristiana non capivo bene, il comportamento, tutte le cose. Invece padre Luciano mi ha tolto tutto paura, così ho potuto conoscere molto bene padre e mi ha aiutato tanto. Sono molto buona per te, ma Luciano sempre sarà un mio carico molto. Padre Luciano mi disse di stare tranquillo e di non preoccuparmi perché Dio è uno solo. Poi lui, Shiro, non capiva bene lingua italiana, però il padre ha fatto messa sempre con la lingua giapponese e con questo ho potuto seguire molto bene di questo religione. Avvicinandomi e frequentando la sua chiesa sta scomparendo tutta la solitudine e la disperazione che c'era dentro di me. Cascà, ci ho solo, no? Vuoi sapere, non è canato, io non mi ho scritto.
A Roma una volta lui era seduto molto disperato, c'era un signore che ha avvicinato fosse prete e ha detto: di cosa stai pensando? Anche se non ci capiamo lingua, basta, l'importante è avere cuore vero, ci comunichiamo senza anche parole. Ogni giornale forse quella non sono campanate, ma quella è comune. E fino ad oggi sono arrivato questo, non dimentico mai quelle parole che mi ha detto questo signore, e per quello ho potuto arrivare fino ad oggi. Ma niente, non tutto male, non è la giornata, insomma, mi sei dormi qua, o c'è Sandì, penso nel mate carattere, quasi tra la mamma e Ancora non riesco a parlare bene, però quando lavoro nel mio negozio con il signor cliente e simpaticamente scherziamo con la lingua giapponese e poi parlerò come se fosse piccolo bambino. Da questo mio cambiamento ho ricevuto anche il sacramento del battesimo. Gli anni purtroppo passano in fretta, ma dentro di me c'è ancora la voglia di andare avanti con tanta gioia e coraggio. Grazie. Allora, qui c'è un santo, ma
Signore dice che in quel ruscello ci sono le lacrime dei santi e ci sono i baci della grazia, no? Adesso sì, io potrei leggere un po' lungo, ma dice, ci servirà la declamazione. E in lingua giapponese gustiamoci un po' questa differenza e sentiamo che questa differenza, se andiamo un po' più nel profondo di noi stessi, ci parla, perché c'è altro. L'acqua che ci doni e le lacrime del martire Gioano.
che da 400 anni si riversano sulla terra. È la tua stessa acqua che fa crescere i semi di rizzo. Quando l'uomo, quando noi piantiamo il riso, i nostri piedi, le nostre mani sono i piedi e le mani del Padre Celeste. In questa campagna vasta 3.000 sciacqu, ecco soffia il vento e tu, semi di riso, soffri il freddo. Il sole ti vede, riscalda l'acqua e tu, semi di riso, cresci. Anche i fiori, anche gli uccelli sono l'unico tempio del cielo e della terra in grande festa. I colori e le voci della festa d'estate si riflettono nell'acqua delle risaie. Ecco, arriva la festa dell'uomo d'estate. Vecchi e giovani ritornano al paese natio e anche le spighe di riso li seguono. Perché questa festa dell'uomo natio è proprio una cosa di riso. Il riso viene raccolto subito dopo la festa. Come la festa dell'estate termina, ecco le messi mature. Le acque dell'anno si calmano. E attorno tutto tace. Tutto entra in un silenzio sempre più profondo, mentre attorno tutto si incolora d'oro, sullo sfondo della campagna, montagne dorate. Le montagne ardono del colore oro e indorano il cielo purpureo. Il cielo purpureo incesellato d'oro, gronda lacrime d'oro. L'uomo è volubile, ma il fumo che si eleva bruciando la paglia continua a salire, imperturbato. L'alto. L'uomo cambia, ma c'è uno che sempre guida. E lui lo esprime così: uno che mangia sempre il riso del suo campo. Pensate come ha descritto Gesù. Uno che mangia sempre il riso del suo campo, uno fedele, che è il Cristo. Il corpo del Cristo è un fiume pieno d'acqua. La vita ti colpisce e non sai come, perché la vita scorre e non sai come. Scorri e cammina senza coinvolgere alcuno, anche se devi fermarti, cammina davvero. C'è chi pur scorrendo non scorre affatto, e c'è chi pur stando fermo scorre, nella stessa acqua che scorre, l'impronta di ogni cosa. Ecco allora. Questo ci dice, ecco, come uno arricchito, arricchito dalla sua cultura, la cultura della sua patria, del suo ambiente umano, arricchito, o se volete, alleggerito da quella pratica religiosa che è animata dalla fede buddista, che ti dice che tutto è impermanente, di non attaccarti. Lì arriva il Vangelo. Padre Osida, quando lo andai a trovare all'ospedale, mi disse, quando lui ha sentito la voce di Cristo penetrare nel suo corpo, quando aveva visto un bambino trucidato, lui è stato militare giapponese in Manciuria, ha visto il bambino trucidato. Non sentiva più il senso di fermarsi e del semplice meditare, ricercando la pietra, non riusciva più. È stato allora che gli è capitato tra le mani il Vangelo. Nel regno di Dio il più piccolo è il più grande. Allora ha capito. Ha chiesto il battesimo, l'ha ricevuto dopo pochi giorni. Ed è lui che mi ha detto, hai letto la Somma Teologica? Io ho detto no, qualche parte. Dice, dopo aver tanto discorso, Tommaso dice, hai capito, ho risposto alle tue domande. Se ho risposto, taci tu e taccio io, perché da qui in avanti si entra. Per dire che, ecco, la stupenda testimonianza di questo grande giapponese, molto ammirato per i suoi scritti, ha scritto vari libri, a me ha chiesto di tradurlo in italiano, non l'ho fatto. Ammirato, dicevo, molto anche dal mondo zen giapponese.
dove lui scrive nel suo libro e dice: io sono cristiano perché buddista. Perché buddista. Il dialogo conduce lì a sentire che l'uomo è più grande delle religioni e che le religioni sono per l'uomo. Un sussidio, proprio le parole dette da Gesù, non è l'uomo per il sabato, la religione, ma il sabato per l'uomo. Ed è vero, ti conduce dentro. Altrimenti ci rimani dentro allo schema. Ma è uno schema bello, ma ci rimani dentro. Ma anche i 99 giusti sono tutti rimasti nello schema bello, dei 10 comandamenti. Infatti non hanno nessuna penitenza da fare perché non hanno mai sbagliato. 99 giusti che non hanno bisogno di fare penitenza, però dice Gesù, non portano gioia in cielo. Perché? Perché sono morti, non sono più. La religione ha spento in loro quel vuoto dove germoglia la tua libertà, dove tu poni un atto che è tuo e non hai nessun appoggio. Qui dice, non fermarti, e se ti fermi cammina da fermo. La nobiltà dell'uomo. Poi diciamo siamo figli di Dio, ma siamo stati spenti. Siamo figli di Dio perché dentro di noi c'è un aspetto divino. E l'aspetto divino è la creazione. C'è qualcosa che suscitiamo noi dentro di noi. E allora io dico grazie per aver incontrato lo Zen. E si potrebbero dire tante cose, tanti hanno scritto tante cose, io dico la mia cosa, perché sento questa meditazione chiamata Zazen, la sento mia, non dica di me cristiano, perché anche l'essere cristiano è cosa mia, non è che io mi sono dato al cristianesimo, il cristianesimo è un opere in me. La fine dei conti, Gesù come ha terminato la sua vita? Diventando 5 domande. E diceva in una frase che ho letto di Ossida, Ossida diceva, adesso non mi ricordo più, ok, mi rido dietro, stavo per dire una cosa e sono dimenticata. Così, io trovo in questa meditazione zen, chiamata meditazione, ma poi non è più meditazione, è una espressione umana offerta al cammino umano. La trovo preziosissima, ma perché? Perché essendo io stato battezzato 4 giorni dopo la nascita, non ho nessuna memoria di che cosa sono prima di essere battezzato. Eppure parte tutto da lì. Quando faccio zazen, io mollo tutto, anche l'immagine di Gesù, di Maria, del fatto che sono prete, saveriano, missionario, mollo. Altrimenti non è zazen. Se uno tiene in piedi qualcosa non è più zazen. Perché? Sapete che nella storia è capitato che qualcuno ha identificato Gesù Cristo con la sua immagine di Gesù Cristo e ha fatto guerra agli altri cristiani. E qualcuno ha messo altri sul luogo. Potremmo dimenticarci che non esiste nessuna immagine di Gesù Cristo o di Dio o di Maria che sia vera se non è radicata in un atto buono, un atto libero, che è perché tu lo poni, è perché tu lo poni, non stai ripetendo, è perché tu lo poni. E il rientrare, quando io, ecco, mi verte in mente la frase quando diceva appunto, Gesù dice tornare come bambino, quando fai zazen torni come bambino, ma non bambino quando
quando già piangevi o volevi il latte, ti facevi sentire prima di emettere il vagito. Quell'originalità tua che è prima di tutte le tue espressioni, di tutte le tue manifestazioni. Ritrovarli, e questo lo sento tanto vero, perché se io fossi nato alla Mecca, con molta probabilità, non sarei un prete, forse sarei un imam. Ma allora cosa c'è di mio nella fede cristiana, nel mio essere prete? Cosa c'è di mio? Ecco, ritrovare questa originalità e sapere che se io sono prete e credo, ciò è vero se io lo battezzo dentro a un atto di fede che pongo io e che nessuno mi fa porre, nessuna convenienza, nessun appoggio. Certo, io ho il beneficio che i miei genitori mi hanno indicato la fede cristiana. Un prete mi ha battezzato, ho ricevuto, ma ciò non è vero automaticamente, è vero quando io, in quella parte che è libera, che non è condizionata da ciò che i genitori mi hanno dato, quando io lì, in quel vuoto, pongo l'atto di fede e io creo. Creo che cosa? Creo l'esperienza della verità. Vedete, si possono far crescere degli alberi o anche dei cereali in tanti modi, però poi bisogna ritornare al seme. Il seme. Può essere che noi non abbiamo memoria che siamo prima di tutto un seme e ci identifichiamo con lo sviluppo venuto, ci dimentichiamo che siamo un seme, il ricordarcelo. Poi ci dà un rapporto con tutto il resto della nostra vita, gratuito e rispettoso, sapendo che sono questo ma potevo essere quello. Fare esperienza di ciò che io sono prima di essere questo o quello. E questa meditazione me lo ricorda. Perché quando ero ragazzo ho avuto la sfortuna che mi hanno fatto imparare il catechismo a memoria. Quando mi dicevano chi è Dio, ora arrivato qua vi dico che io di Dio non so nulla, so soltanto che dentro di me comunico con questo oltre che è oltre e mi ci sento dentro. Agostino diceva quella parte più intima a me che non me stesso a me. Ecco questa, ora lascio l'ultima mezz'ora ai carissimi giovani che vivono con me e che sono veramente anche la mia allegria, anche perché mi sopportano e sono la mia allegria, anche perché non ci si capisce mai del tutto, per cui le cose vanno avanti senza dovere, però anche questo credo che è quel che siamo. Ecco questo quel che siamo. Ecco, credo che il ritrovare appunto questa originalità ci fa sentire figli di Dio. Si sente che qualcosa dentro di noi che è Dio. Altrimenti, perché se io dico credo perché ho queste ragioni, allora credo a quelle ragioni. Io credo e non ho nessuna ragione per credere, se non che il credere dentro di me è quella vitalità che fa sì che quel piccolo seme che è lì, che è qualche millimetro, e poi quando no, è un albero alto 30 metri, è energia. Credere.
ecco, a scoprire appunto questa presenza divina in sé. Allora, cari tre amici, ai quali poi fate pure le domande, che penso che saranno anche contenti di poter colloquiare con voi. Con le letture e la predica anche in italiano, così faccio fare un po' di penitenza. In italiano un po' di penitenza in giapponese, però ci vogliamo bene, soprattutto quando come domenica scorsa alla fonda c'è un po' di tè e un dolce da condividere. Comunque la chiesa è aperta alle 11:30 di domenica. E adesso facciamo ogni sabato il ritiro. Sabato prossimo però tre di noi andiamo a un ritiro di 3 giorni a Roma, io ritorno per la messa domenicale. Comunque il ritiro adesso c'è lo stesso, dal sabato dopo ci trovate tutti a mattina. Buonasera. Sempre un qualche cosa che rimane
che appartiene alla mia singolarità, che non è mai in modo assoluto giusta o in modo assoluto sbagliata. Dove si congiungono questi due grandi insegnamenti? Il punto di congiunzione in me, non so altri, lo trovo nel paradosso. Il paradosso verso cui questi, cioè, verso cui questi due insegnamenti portano, ti guidano in un modo o nell'altro. È un paradosso molto radicale. Lo Zazen, appunto, ti dice che se vuoi veramente conoscere, veramente vedere, veramente ascoltare, non devi fare niente. Ed è un vero paradosso. Cioè, va esattamente contro qualsiasi cosa o qualsiasi attitudine chiunque di noi abbia mai avuto prima di praticarlo. Uno pensa che per ascoltare meglio debba tendere l'orecchio, mettersi lì o fare chissà che cosa, per vedere meglio debba, che ne so, prendere il binocolo o mettersi lì, e invece no, non deve fare assolutamente nulla. Beh, poi se si leggono alcune, se si legge i testi di alcuni scrittori zen, appare chiaro questa componente del paradosso in ciò che scrivono. Descrivono la realtà come non è questo, non è quello, non è questo, non è quello. Nel Vangelo c'è questa componente. Il Vangelo mi dice: se ti tirano uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Che non è non reagire, non, cioè sì, arrabbiati pure, ma non reagire. Vuol dire che fai esattamente quella cosa che qualsiasi cosa in te non farebbe. Cioè, di fronte a una situazione, che può essere lo schiaffo, quello che devo fare è esattamente l'opposto di quello che il mio istinto o i miei pensieri mi dicono di fare. Questo, beh, è un esempio un po' forte, ma è l'attitudine che conta. Cioè, di fronte a qualsiasi cosa, qualunque cosa io pensi, non è completa. Forse quello che mi permette di avvicinarmi a questa completezza è provare a pensare, ad agire in modo esattamente opposto a quello che quello che credo essere me stesso mi suggerisce. E qui c'è un enorme paradosso. Entrambe le due grandi religioni mi portano lì, al paradosso che c'è in me. Mi portano a scoprire che oltre a quello che dovrebbe essere c'è veramente qualcosa, ma se rimango sempre in ciò che dovrebbe essere non sarò mai in ciò che è. Penso che non sia un insegnamento limitato al Vangelo e allo Zen, ma che sia un po' una sfida che il Vangelo e lo Zen lanciano a chiunque esista o viva o abbia l'opportunità di conoscerlo.
probabilmente anche altre religioni parlano di questo, io non so, ho avuto l'opportunità di conoscere queste due, ma penso che la sfida sia lanciata a chiunque, a ognuno di voi, cioè qual è il mio paradosso, qual è, cos'è che è il mio limite, con che cosa posso sperimentare la realtà? Nei miei schermi,
ma di più fatti nella profondità dello spirito che scioglie e rinnova ogni cosa. Così credo che dedicare il tempo ogni giorno allo zazen e all'ascolto del Vangelo sia un invito a custodire nella vita momenti che ci fanno scoprire la fisionomia più nobile, la nostra fisionomia più nobile, che sa essere in comunione con il tutto e sa donarsi al tutto. Grazie. La messa ogni domenica. Così avevo l'occasione di ascoltare la parola di Dio. Allora per me era difficile e me la sentivo un po' lontana. È passato tanto tempo e l'anno scorso sono venuto in Italia. Ho avuto l'occasione di incontrare Padre Luciano. Così ho scoperto la via di Vangelo Zen. In quel momento avevo 26 anni, avevo tanti pensieri, confusioni, per esempio che lavoro farò, il mio futuro, anche questo momento in Italia, cosa devo fare, eccetera, eccetera. Per me era molto difficile. E adesso altri giovani, Laura, Alessio, come me, già cominciato questa vita e stavano praticando zazen, è giusto? Stavano praticando zazen e ciascuno cercando sinceramente che cosa fare della propria vita. Loro dopo mi hanno accettato a vivere insieme e ho cominciato a vivere lì. E poi come Alessio, anche Laura ha spiegato, ogni giorno facciamo zazen e ascoltare il Vangelo. Era anche la mattina, anche la sera, ogni giorno. In verità all'inizio io non avevo abitudini di questa vita, la mattina. Non si può dire, ma un po'. Si può dire come monastico, no? Così all'inizio sicuramente era un po' faticosa questa vita. Ma piano piano, non dico che ho capito bene questa vita in questo senso, però ho cominciato a sentirmi in senso di zazen e Vangelo. La tempesta dei nostri cuori esiste anche nelle nostre teste. Ma sedendo davanti al muro, provando a lasciar scorrere i pensieri e provando a fondere il mio corpo con la natura, mi sono accorto della bellezza di essere qui, di vivere questo mondo in questo momento. Una cosa molto molto semplice è una cosa normale, anche naturale, ma per me questo cambiamento è molto molto grande. E dopo questo zazen, ascoltare il Vangelo, è entrato nel mio corpo come pioggia che entra nella madre terra. Padre Luciano sempre usa, tante volte usa questo esprimente, mi piace sempre.